Se mi permettete una piccola, piccolissima introduzione su quello che andremo a fare, poi la lettura e poi una piccola discussione per capire se questo che abbiamo letto in qualche modo noi ci può tornare utile nel nostro agire quotidiano oppure no. Va bene? Allora, adesso andiamo a fare una lettura di un metalogo che fa parte dei contenuti di questo libro, che è Verso un'ecologia della mente di Gregory Bateson, un autore che per noi è molto importante perché ha influenzato tantissimo lo sviluppo della teoria neurocognitiva. Bateson nasce come antropologo, ma ha contribuito moltissimo attraverso la scienza dell'informazione. E per noi l'informazione, diciamo che è un elemento cardine per lo sviluppo dei nostri esercizi. Li chiama metaloghi e sono bellissimi perché sono proprio dei, non sono dei dialoghi. Perché li chiama metaloghi? Perché il metalogo è qualcosa che va oltre. Il dialogo sembrerebbe uno scambio di informazioni fra un interlocutore e l'altro. In realtà, come dice Bateson, il metalogo è qualcosa che ti permette di costruire informazioni che non erano presenti né nel primo interlocutore né nel secondo, si costruiscono delle cose nuove, per questo lo chiama metalogo. E ce n'è uno che mi ha colpito particolarmente, dove lui parla con la figlia, e la figlia gli fa un sacco di domande, e sono proprio queste domande che permettono pure a Gregory Bateson di costruire un ragionamento, un razionale nuovo. E questo si chiama Perché i francesi. A me ha fatto pure ridere all'inizio questo metalogo perché la figlia, come lo vedremo poi con Giuseppe e Chiara, era stupita del fatto che i francesi gesticolassero molto durante le loro conversazioni. Io quando l'ho letto ho riso perché ho detto, ma no, noi francesi, gli italiani, siamo noi che facciamo partire gli elicotteri praticamente prima di arrivare al dunque. E allora, secondo me, è piuttosto spassoso. Allora, Giuseppe, Chiara, pronti? Aspettate che sto attaccando il caricabatterie, che ho paura che, ecco, Sta entrando nella parte, sta. no, che mi sta, se no ho paura che il computer mi si spegne e non posso leggere. Ok, ci sono. Vado? E beh, prima la figlia, sì. No, quindi dico comincio. Ok. Sì. Papà, perché i francesi agitano sempre le braccia? Come agitano le braccia? Voglio dire, quando parlano, perché agitano le braccia? Fanno gesti? Beh, e tu perché sorridi? O perché qualche volta pesti i piedi? Ma non è la stessa cosa, papà. Io non agito le braccia qua e là come fa un francese. Credo che loro non possano farne a meno. Che ne pensi? Non so, forse avrebbero difficoltà a smettere. Tu puoi smettere di sorridere? Ma papà, io non sorrido continuamente, è difficile smettere quando mi viene da sorridere, ma non mi viene sempre e poi smetto. Questo è vero, però anche un francese non gesticola sempre allo stesso modo. A volte gesticola in un modo, a volte in un altro e a volte, penso, smette di gesticolare. Cosa pensi? Cioè, che cosa ti viene in mente quando vedi un francese che agita le braccia? Penso che sembra un po' sciocco, papà, ma non credo che un altro francese la pensi così. Non possono sembrarsi tutti sciocchi a vicenda, perché se fosse così la smetterebbero, non ti pare? Forse, ma questa non è una domanda semplice. Che cos'altro ti fanno venire in mente? Beh, sembrano tutti eccitati. Bene, dunque, sciocchi ed eccitati. Ma sono veramente eccitati come sembrano? Se io fossi eccitata a quel momento, avrei voglia di ballare o cantare o dare un pugno sul naso a qualcuno. Loro invece continuano solo ad agitare le braccia, non possono essere eccitati sul serio. Beh. E sono davvero sciocchi come sembrano a te? E perché a volte tu hai voglia di ballare e cantare e dare un pugno sul naso a qualcuno? Beh, a volte ho voglia di fare così. Forse un francese ha voglia di fare così quando gesticola a quel modo. Ma non può aver voglia di far sempre così, papà, non potrebbe. Vuoi dire, insomma, quando il francese gesticola,
Certamente non si sente come ti sentiresti tu se fossi tu a gesticolare. E certo, hai ragione. Allora come si sente lui? Beh, supponiamo che tu stia parlando con un francese e che lui stia agitando le braccia di qua e di là. E poi nel bel mezzo della conversazione, dopo che tu hai detto qualcosa, lui smette improvvisamente di gesticolare e parli soltanto. Che cosa penseresti? Che ha semplicemente smesso di essere sciocco ed eccitato? No, mi spaventerei, penserei di aver detto qualcosa che lo ha offeso e forse potrebbe essersi arrabbiato sul serio. Già, e forse avresti ragione. D'accordo, allora smettono di gesticolare quando cominciano ad arrabbiarsi. Un momento, dopotutto il problema è di sapere che cosa un francese dice a un altro francese col suo gesticolare e abbiamo già un pezzo della soluzione. Gli dice qualcosa su ciò che prova nei confronti dell'altro tizio. Gli dice che non è arrabbiato sul serio, che vuole e può essere ciò che tu chiami sciocco. Ma no, questo non ha senso. Non può far tutto quel lavoro per poter dopo dire all'altro tizio che è arrabbiato solo tenendo le braccia ferme. Come fa a sapere che dopo si arrabbierà? Non lo sa, ma per ogni evenienza. No, papà, non ha senso. Io non sorrido per poterti dopo dire che mi sono arrabbiata smettendo di sorridere. E invece credo che questo sia uno dei motivi per cui si sorride. Ci sono molte persone che sorridono per dirti che non sono arrabbiate, quando invece lo sono davvero. Ma questo è diverso, papà. È un modo di dire le bugie con la faccia, come quando si gioca a poker. Sì. Dove eravamo rimasti? Tu non trovi sensato che i francesi fatichino tanto per dirsi null'altro che non sono arrabbiati o offesi? Ma dopotutto, qual è l'argomento di gran parte delle conversazioni? Voglio dire, tra gli americani? Ma papà, un sacco di cose. Baseball e gelati e giardini e giochi. E la gente parla di altra gente e di se stessa e dei regali avuti per Natale. Sì, sì. Ma chi ascolta? Voglio dire, d'accordo. Parlano di baseball e giardini, ma si scambiano informazioni? E se sì, quali informazioni? Certo, quando torni dalla pesca io ti chiedo, hai preso qualcosa? E tu dici, niente. Io non sapevo che non avevi preso niente prima che tu me lo dicessi. D'accordo, tu hai parlato della pesca, argomento di cui sono suscettibile. E c'è allora un silenzio, un arresto nella conversazione. E quel silenzio ti dice che non mi piacciono le battute sui pesci che non ho preso. È proprio come il francese che smette di gesticolare quando è offeso. Scusami papà, ma tu dicevi? No, aspetta un momento. Non confondiamo le cose scusandoci. Domani andrò di nuovo a pescare e saprò ancora che è improbabile che prenda qualcosa. Ma papà, tu hai detto che tutto nella conversazione si riduce a dire agli altri che non si è arrabbiati con loro. Ho detto così? No, non tutto della conversazione, molto però sì. A volte, se i due interlocutori hanno voglia di ascoltare con attenzione, è possibile far qualcosa di più che non scambiarsi saluti e auguri. Si può addirittura far di più che scambiarsi informazioni. I due possono persino scoprire qualcosa che nessuno dei due prima sapeva. Comunque, la maggior parte delle conversazioni riguardano solo se i due sono arrabbiati o cose del genere. Si danno un gran da fare per dirsi null'altro che sono amici, il che talvolta è una bugia. Dopotutto, che succede se non viene loro in mente niente da dirsi? Si sentono tutti a disagio. Ma non è un'informazione anche quella, papà? Cioè, informazione che essi non sono arrabbiati? Certo, sì, ma è un'informazione di tipo diverso, dal gatto e sul tappeto. Papà, perché la gente non dice semplicemente non ce l'ho con te e la pianta lì? Ah, ora arriviamo al vero problema. Il punto è che i messaggi che ci scambiamo coi gesti sono in realtà una cosa diversa da qualunque traduzione in parole che possiamo dare di quei gesti. Non capisco. Voglio dire, per quanto si dica a qualcuno, impiegando solo parole, che si è o non si è arrabbiati, non è la scusa, non è la stessa cosa che diglielo con i gesti o con il tono della voce. Ma papà, non si possono dire parole senza un qualche tono di voce? No, anche se uno usasse meno tono possibile, gli altri sentirebbero che lui sta esitando e questo sarebbe una specie di tono, no?
Penso di sì. Dopotutto è quello che ho detto poco fa sui gesti, che il francese può dire qualcosa di particolare smettendo di gesticolare. Ma allora, che cosa intendo dire quando affermo che parole pure e semplici non possono mai portare lo stesso messaggio dei gesti, se non esistono parole pure e semplici? Beh, le parole potrebbero essere scritte. No, questo non risolverebbe la difficoltà. Perché le parole scritte hanno lo stesso, un qualche ritmo, hanno lo stesso enfasi. Il punto è che non esistono parole pure e semplici. Ci sono soltanto parole con gesti o con tono di voce o con qualcosa del genere. Invece, naturalmente, gesti senza parole sono abbastanza comuni. Papà, perché quando ci insegnano il francese a scuola non ci insegnano ad agitare le mani? Non lo so davvero. Questo è forse uno dei motivi per cui è spesso così difficile imparare le lingue. Comunque, sono tutte sciocchezze. Cioè, l'idea che la lingua sia fatta di parole è tutta una balordaggine. E quando ho detto che i gesti non potrebbero essere tradotti in parole pure e semplici, ho detto una balordaggine, perché non esistono parole pure e semplici. E tutta la sintassi e la grammatica e tutta quella roba lì è una balordaggine. È tutto basato sull'idea che esistano le parole pure e semplici, e invece non ci sono. Ma papà. Ti dico che dobbiamo ricominciare tutto da capo e supporre che una lingua sia prima di tutto un sistema di gesti. Dopotutto, gli animali hanno solo gesti e toni di voce, e le parole furono inventate più tardi, molto più tardi, e dopo si inventarono i professori. Papà? Sì? Sarebbe una buona cosa se la gente lasciasse perdere le parole e ricominciasse a usare soltanto i gesti? Ma non lo so. Naturalmente in quel modo non ci sarebbe possibile fare nessuna conversazione. Potremmo solo abbaiare o miagolare e agitare le braccia qua e là e ridere, brontolare e piangere. Ma potrebbe essere divertente. La vita sarebbe come una specie di balletto dove i ballerini si farebbero la musica da sé. Bravi, bravi. Allora, Perfetti ci ha sempre insegnato a cercare di tirare fuori da tutte le arti possibili, da tutti i domini possibili, quello che ci può essere utile per il nostro lavoro, che è la riabilitazione. E lui l'ha sempre fatto da un'opera d'arte, da una poesia, da qualsiasi campo del sapere. Adesso noi proviamo ad allenarci un po'. Quello che abbiamo letto oggi, quello che ha letto Giuseppe e Chiara. Facciamo un po' di brainstorming. Che cosa ci può tornare utile nella nostra quotidianità lavorativa? Va solleticato qualcosa? Beh, a me è venuto subito in mente quando magari lavoriamo e abbiamo a che fare con un afasico e quindi con il quale ci dobbiamo cercare un canale di comunicazione che sicuramente non è la parola e quindi magari possono essere i gesti o le espressioni che possono essere usati, la mimica facciale, eccetera. Come prima cosa subito mi è venuto in mente quello. Interessante, è vero. Tante volte molti colleghi dicono: ma come fate a fare certi esercizi con il paziente afasico che non parla? Beh, in Più di una realtà non è. volta mi è capitato al lavoro una cosa del genere. Visto che non è tanto la mancanza di parola che presuppone una mancanza di comunicazione, perché a volte pazienti afasici riescono a comunicare con gesti o con espressioni anche in maniera più eloquente di pazienti emiplegici sinistri che hanno la parola che però non comunicano molte informazioni o molte emozioni. Qualcos'altro? Beh, io penso che sì, l'esempio che ha fatto Giuseppe è centratissimo, però probabilmente c'è un approfondimento molto importante anche quando noi trattiamo un approfondimento di comunicazione, quando noi trattiamo un altro paziente, no? Non un paziente che non sia afasico.
E in questo io, facendo gli esempi, ci tengo a tornare a considerare i vari pazienti, no? Non riferirmi sempre all'emiplegico adulto. Per esempio, nel parkinsoniano ci sono tutti i problemi di mimica che viene meno, di mimica facciale. Nel paziente parkinsoniano ci sono pure, c'è pure la gestualità che si modifica, che si riduce moltissimo. E questo ci deve fare riflettere perché la comunicazione, lo scambio di informazioni, dovremmo chiederlo anche attraverso queste due componenti, che però non devono essere gestite in maniera casuale, no? Non si può dire, guardi, mi comunichi anche con la mimica e muove le braccia come si fa normalmente, come facciamo noi italiani, non francesi, ma che gesticoliamo pure. E quindi dovremmo pensare nei nostri esercizi di includere. Non ho ben chiaro come, perché queste sono riflessioni che sto facendo adesso qui insieme a tutti noi, di includere anche la mimica facciale e la gestualità delle mani. Ho fatto un esempio che riguarda il parkinsoniano, però in misura differente penso che questo si debba usare con tutti. Per esempio, Chiara mi dirà che lei si occupa molto di bambini, non solamente, si occupa molto di bambini, che con i bambini la gestualità e la mimica sono importanti, no? Per creare, no? Un contatto. A volte esageriamo, perché a volte io esagero, io non tratto molto raramente bambini, ma quando lo faccio spesso esagero così tanto che il bambino si spaventa e si mette a piangere perché io sono stato troppo comico. Questo è quello che mi viene in mente adesso da dire, ovvero, cercando di sintetizzare, includere nel nostro esercizio riabilitativo, includere anche la gestualità e la mimica facciale, che non è cosa che facciamo comunemente. Quando dice pure Sergio, dice non ci sono parole pure, no? Perché c'è sempre un gesto, c'è sempre un tono. Pure qui mi fa pensare alla rieducazione del linguaggio dell'afasico, dove spesso ci si rivolge alla costruzione della parola, della struttura grammaticale, del lessico in generale, ma meno probabilmente all'espressione dell'emozione interna. Questo pure potrebbe essere interessante. Potremmo fare un parallelo con il movimento, no? Quello che in una delle lezioni che tu mi fai fare sempre in continuazione, giorno dopo giorno, per esempio, quando noi parliamo, io sottolineo sempre che il gesto viene costruito in quel momento e c'è una emozione, il gesto comunica un'emozione e io organizzo il mio movimento a seconda, dico una banalità, dico delle cose che diciamo spesso, a seconda di quello che devo fare, no? Accarezzare il gattino, mi pongo in un certo modo, costruisco il movimento in un certo modo, se devo semplicemente prendere un bicchiere di plastica per bere, in un altro modo. Se devo prendere un bicchiere diverso, un bicchiere di cristallo, in un altro modo ancora perché si rompe, è fragile. E quindi anche c'è sempre questa analogia tra, che c'è sempre stata dalle origini della nostra scienza neurocognitiva, tra linguaggio e azione. Dico bene, azione, fatto comportamentale. E infatti, proprio per questo, il professor Perfetti voleva che non si separassero le due
carriere, no? Tra logopedisti e terapisti della riabilitazione, e la sua scuola credo fosse l'unica che fosse scuola per terapisti della riabilitazione del linguaggio, il titolo che il professore conferiva nella sua scuola di Calambrone, che non era la sua scuola, era una scuola regionale di formazione, però la sua era anche per il linguaggio. Io la vivo come un'amputazione questa Anche perché ci si lavora sempre. E vedi, per esempio, Paola Caruso, una nostra collega molto esperta, che fa sempre riferimento al linguaggio, perché lei si è diplomata in quella scuola, il primo anno della scuola di perfetti, e quindi proprio fa parte del suo modo di pensare, di lavorare. Quindi questa differenza di livelli, no? Tra la parola, la comunicazione e l'intenzione, anche nel movimento c'è il movimento, c'è l'azione e anche qui c'è l'intenzione. Per esempio, Alessandro, no? Tu che sei un Latin lover, magari tu vai al supermercato e vedi una ragazza che sta portando il carrello, ma lo sta portando camminando in un certo modo, no? Quasi come se ti volesse comunicare, tu dici che tu che sei un Latin lover, capisci e dici, oh, questa ci sta. Allora, ho detto una cosa molto, molto sessista, brutale, però è sempre un camminare quello, è camminare, è deambulazione, però con quel camminare sto comunicando anche qualcosa. La stessa cosa nel prendere il caffè. Io potrei anche esprimere un certo tipo di intenzione nei confronti di un'altra persona, anche semplicemente prendendo il caffè. Allora, questa è una delle domande che secondo me ci fa porre anche questa lettura che abbiamo fatto di Bateson, no? Cioè, dietro al movimento c'è anche l'intenzione. E noi questa intenzione nei nostri esercizi ce la mettiamo, questa intenzionalità. Vorrei far apparire il mio amico Valerio meno sessista. Voi voi ragazze dovreste intervenire, perché pure gli uomini fanno queste cose, così come c'era la donna sciocchina con i tacchi a spillo che si agita in un certo modo. C'è l'uomo macio che si mette la canotta e che si muove in maniera coatta per lo stesso fine, per quello di farsi vedere e di, in un certo senso, nel senso più buono della parola, adescare, nel senso di creare un contatto con una persona No, sono dell'altro. esempi molto animali questi che state facendo comunque. Quello siamo. Lo sai, per questa cosa che hai detto l'altro giorno, stavo camminando facendo una passeggiata con mia moglie qua fuori, no? Allora io cammino, lei dice che non muovo le braccia quando cammino, cammino come un pezzo di legno, un pezzo di marmo, Orango. più o meno. Allora lei mi fa questo esempio che è proprio, secondo me, quasi da metalogo bezzoniano e mi fa, ma senti, ma te? Ma se c'è una bella donna che sta lì in una situazione, ma te cammini così, proprio per prendermi in giro che cammino con le... Allora io per giocare ho detto no, adesso ti faccio vedere come camminerei se dovessi sedurre una bella donna. E ho camminato come veramente un mascalzone, tutto disarticolato. E lei mi guardava per dire, ma che ci fai con questa camminata così? Però vedi, probabilmente nell'immaginario, quando vogliamo esprimere un'intenzione, poi questo qui nel movimento si trincera nel movimento, si va in qualche modo a riflettere. Allora questo ci deve far riflettere sui nostri esercizi. Il movimento fuori dall'intenzione diventa un esercizio. Ok, se la rieducazione è rieducazione al movimento, bisogna buttarci dentro sicuramente anche l'intenzione. E un'altra cosa che mi veniva in mente è intanto che
che a me se mi fermi le mani non parlo. Ok? E questa è una cosa che io me ne accorgo i giorni, perché ogni giorno quando faccio una di quelle di quegli incontri di gruppo, io dopo mi riguardo per un attimo e dico: Madonna, sono un francese alla Betson. Se mi blocchi le mani non parlo più. E credo che questo sia un legame indissolubile, cioè il movimento e il linguaggio sono esattamente la stessa identica cosa, cioè è un modo di mettere delle informazioni all'interno di una relazione che si sta costruendo, che si sta vivendo. Ma ecco, vedete il costruendo? Cioè, è assolutamente indissolubile la parola col gesto. Questo è importante. Ed è importante, secondo me, e oggi boh, per me è stata un'esperienza piuttosto strana, avere un incontro con una paziente che non mi parlava, mi fissava ed era molto, molto sulla difensiva e non muoveva un muso. E io non sapevo assolutamente come entrarci. Ok? E quindi anche l'assenza di movimento e l'assenza di parole comunque comunica qualcosa. E alla fine, chiedendole se il suo atteggiamento era perché non si fidasse di me, probabilmente siamo riusciti ad entrare in relazione. In realtà non si fidava. E continuerà, immagino, a non fidarsi. Lo scopriremo solo vivendo la prossima volta, però anche l'assenza di movimento, lo sguardo che non si rivolgeva a chi le parlava, ma quasi chiedendo autorizzazione al familiare che le stava di fianco, anche quello in realtà comunicava qualcosa. Già. Io posso dire una cosa? No, Certo. ho la connessione che va e viene. Ci sei. Io concordo con quello che stava dicendo Alessandro. Secondo me questa storia del comunicare o meno qualcosa dipende anche nel caso dei nostri pazienti, da quello che erano, diciamo, prima dell'evento, cioè dal loro modo di essere prima dell'evento. In particolare, per esempio, io lo sto constatando in questo momento in cui ho un grave paziente afasico, insomma, abbastanza complicato, che da quello che mi dicono, insomma, essere prima molto allegro, molto socievole, eccetera, eccetera, e adesso è, come dire, abbastanza statico, difficilmente, come dire, riesce. Gli si riesce a tirare fuori un mezzo sorriso, quindi secondo me questa cosa anche dell'esprimersi poi, no? Con i gesti o meno dipende poi anche da come si era in partenza, cioè riferito al nostro, in particolar modo, insomma, ai pazienti, non tanto agli uomini in generale, dico. Non so se mi sono spiegata bene. Certo, direi di sì. Ma tutto questo credo che sia che rientri nell'ultima linea di ricerca che ci ha lasciato il professore, che è quella sul confronto tra azioni. Perché lui diceva proprio: c'è un video di preparazione all'ultimo convegno che ha diretto, che è molto, molto bello. Dura 15 minuti, ma è veramente intenso come video. Lui effettivamente dice: guardate, noi ci siamo accorti che non dobbiamo recuperare nel paziente delle azioni nuove che non ha mai fatto nella vita sua. Sono tutte azioni che in qualche modo ha svolto nella sua esistenza. Non è che gli insegnava a giocare a ping pong e non sapeva giocare a ping pong. Quindi in quel momento
dovremmo cercare anche di ricostruire un significato che abbia un senso nei confronti delle azioni prelesionali svolte dal paziente. E questo entrava pure in accordo con una delle grandissime esigenze che ha sempre avuto il riabilitatore, un dramma del riabilitatore, ovvero quello di far sì che il paziente possa trasferire nella vita quotidiana quanto ha preso durante gli esercizi. Quindi se l'azione all'interno dell'esercizio assume un significato anche nei confronti della vita, dell'esistenza del paziente, è più facile che ci sia un trasferimento nel proprio quotidiano. Quindi vi è capitato mai... Quindi in teoria, per fare un esempio... Sì. No, scusami, continua. È che la connessione va e viene, quindi a volte si blocca e io penso di poter parlare. Non ti sento. Vai, vai. Ho fermato tutto. Perché ti sto, allora, sto invitando. Dico, quindi... Allora... Dico, nel pratico, allora, insomma, sarebbe giusto anche, come dire, proporre come tipo di esercizio anche quelle che possono essere comunque azioni di vita quotidiana, cioè che partono, come dire, dalle prime cose che un uomo deve riuscire a fare, insomma, un paziente deve riuscire a fare per se stesso, no? Come dire, io... Spesso e volentieri, che ne so, avvicino i pazienti al lavandino, gli metto le mani sotto l'acqua, gli faccio toccare comunque una mano con l'altra, insomma, voglio dire, come dire, parto da queste prime attività, come dire, che si possono, che in qualche maniera, come dire, sono quelle che facciamo sempre, no? Quelle che le prime cose, oppure il lavarsi la faccia, insomma, aiutandoli ovviamente, insomma, lì dove è necessario, oppure dico, potrebbe avere un senso anche tutto questo. Guarda, dandogli la giusta, come dire, impronta neurocognitiva, mettiamola così. Veramente. Non guarda, mi esprimo male. Secondo me, da un esercizio prettamente motorio, muscolare, ripetitivo, a un paradigma di esercizio terapeutico conoscitivo, le cose erano più chiare, erano più nette, era più facile non commettere errori perché avevi delle regole piuttosto ben precise, l'esercizio in primo grado, il paziente non deve contrarre unità motorie, non deve apparire l'elemento della patologia che tu vuoi curare, insomma, quello era più facile. Adesso, secondo me, si entra in un campo assolutamente minato e molto molto delicato, perché c'è il rischio che uno possa poter dire ma allora vedi che le attività quotidiane, mettere il paziente, immergere il paziente nel contesto quotidiano delle proprie azioni, allora sì che quello può essere riabilitativo come aspetto. Questo è un pericolo che dobbiamo sempre cercare di chiarire, perché se questo fosse stato riabilitativo, quello di immergere il paziente nel proprio contesto quotidiano, si recuperava da solo. La domanda qui è: ma queste azioni quotidiane hanno significato vero per il paziente o hanno significato per noi riabilitatori? Io ti vorrei fare un esempio che mi è capitato con una paziente. Allora, quel giorno gli chiedo: senti, ma dimmi tu, c'è un movimento che vuoi migliorare oggi? Così ci dedichiamo a questo. E lei mi dice, sì, guarda, estendere il braccio. Secondo me, se riesco a estendere il braccio, sto a cavallo con il recupero. E allora io dico, senti, io ce la metto tutta. Però tu dimmi in passato perché è stato importante per te stendere il braccio. Che ci avrai fatto mai con questa estensione del braccio che oggi mi chiedi di recuperarla? Ma non lo so, stendere il braccio come prendere un bicchiere. Ah beh, io se avessi la bacchetta magica per aiutarti a recuperare un movimento e tu lo recuperi solo per prendere un bicchiere in tutte le cose che hai fatto nella vita tua, insomma, c'ho i brividi, c'ho la pelle d'oca per l'emozione che mi hai tirato fuori. Dimmi qualcosa un po' di più emozionante. Ci penso un attimo e mi racconta una cosa che secondo me è stata molto significativa.
Mi dice: no, sai, come quando da bambina andavo nella stanza di nonna e andavo a prendere, ad aprire il cassetto, io non ci arrivavo, però andavo a prendere il cassetto, poi lo tiravo verso di me e andavo lì e curiosavo su tutte le i tesori del cassetto di nonna. Allora, che cosa, che, qual è la differenza? La differenza è che l'azione che mi aveva spiegato prima, prendere un bicchiere, era assolutamente generica, era quasi una preposizione nella sua testa, non era un ricordo vero e proprio. Ma allora all'interno di questo ricordo invece c'era tutto, perché lei era riuscita a ricalarsi. Sai, io pure me lo ricordo l'odore di casa di mia nonna. È un odore inconfondibile. L'odore fa parte dell'azione, è un aspetto che fa parte dell'azione, come fa parte tutto il contesto visivo, il contesto sensoriale. Allora lì ricostruire quell'ambiente ha un altro significato anche nei confronti della memoria della paziente. Quell'azione sta nel cervello della paziente da qualche parte. E allora l'esercizio ha avuto tutto un altro significato in quel momento. Non abbiamo più lavorato con le posizioni del gomito 1, 2, 3, 4, 5, ma lavoravamo nel controllo di tutte di questa integrazione tra sensazioni per raggiungere un risultato più vicino a quello che era il ricordo passato. E lì in quel momento pure ho pensato, sai, oggi la riabilitazione viene interpretata come progresso tecnologico, no? Quindi c'hai la struttura dove ti danno il robot che ti aiuta a fare il movimento, c'è la, come si chiama, la realtà virtuale, la realtà aumentata, ma io in quel momento veramente mi sentivo di aver realizzato una realtà virtuale a livelli tecnologici mai visti, perché c'era di mezzo un essere umano, qualcosa di molto più avanzato di qualsiasi tecnologia che abbiamo adesso a disposizione. Non so se questo esempio in qualche modo può essere stato chiaro. Dai, mi hai fatto venire in mente un aneddoto che mi emoziona ancora adesso, dopo diversi anni, con un paziente giovanissimo, incidente stradale, trauma cranico, lesione alta, tetraplegico, o meglio, tetraparetico. C'era un collega che lo trattava, un ipertono abbastanza importante all'arto superiore e soprattutto al polso, ed era praticamente flesso. Il collega si sforzava su, giù, eccetera, eccetera. Niente, non cavava niente. Un giorno, io conoscevo quel paziente, sapevo come era successo l'incidente e qual era la sua passione, che era guidare la moto. Lui, a livello di comprensione, c'era tutto. Vado là e gli dico semplicemente: beh, Michele, ma sto polso quante volte l'hai usato? Fammi vedere. Come gli ho dato un bastoncino in mano, che lui con l'ipertono quindi lo stringeva forte, dico: fammi vedere, mi sono messo dietro lui, fammi vedere come improvvisamente è iniziato a fare. Questa è stata una cosa che me la porterò forse per sempre. Il collega è rimasto ovviamente: dice, Madonna, come hai fatto? No, non ho fatto niente, ho soltanto scavato nei suoi ricordi e gli ho dato un motivo, ci ho messo un'intenzione nel momento in cui volevo recuperare. E come vedi, gli dissi al collega, a volte non serve neanche faticarsi troppo, basta andare alla ricerca di qual è l'intenzione, di qual è un movimento, scavare nel ricordo del paziente, appunto, come dici tu, il cassetto della nonna, per ottenere magari un movimento che magari fino ad allora era difficile pure ottenere. Quindi ti si apre un mondo, guarda, questa cosa ti si apre un mondo esagerato, guarda. Ed è così con tutti, poi alla fine con tutti i pazienti è così, c'è sempre un ricordo, c'è sempre qualcosa, e questo è il nostro arduo compito, poi immagino. Io penso che queste
riflessioni che hanno fatto Giuseppe e alunno 11, no, che ci parlava dell'esperienza di lavarsi le mani. Sono importantissime, ma secondo me vanno riportate sempre in un esercizio, cioè quello che noi abbiamo visto, il polso del tuo paziente o l'esperienza di lavarsi le mani, devono darci lo spunto poi per scegliere un esercizio che faccia riferimento a quell'esperienza che noi abbiamo fatto. Perché certe esperienze sono troppo complesse per essere messe in atto tutte insieme nella loro complessità, perché ci sono tanti fenomeni che bisogna controllare, sui quali bisogna intervenire. Per questo l'esercizio, per questo la semplificazione della realtà attraverso il sussidio e il riferimento comunque a queste esperienze che vanno fatte, ma vanno fatte per poi pensare come posso strutturare un esercizio che faccia riferimento a questo e che possiamo mettere in atto come esercizio facendo riferimento a questa esperienza, alla situazione attuale e all'esercizio stesso. Io credo che ci sia che l'esercizio sia la base fondamentale, che sia lo strumento proprio del paziente, altrimenti questa esperienza che va fatta perché c'è un dialogo che continua con il paziente, che non è fatto semplicemente di parole e di riflessioni, ma è fatto anche di eventuali gestualità, eventuali movimento, come ci ha insegnato il nostro Betson. Però il ritorno all'esercizio è fondamentale, perché altrimenti rischiamo di andare veramente fuori dal contesto riabilitativo, perché dico sempre, soprattutto ai miei studenti giovanissimi, no? Quelli del triennio della laurea, che l'approccio non deve essere mai casuale specifico e che anche il perfetti, se non fatto con attenzione, con intelligenza, con rigore, può diventare casuale specifico. Sia il somministrare, il proporre un tabellone, noi ci capiamo tutti se parlo in gergo, no? Un tabellone al paziente, il tabellone va posto in un certo modo e con uno schema che noi abbiamo pensato, con una evoluzione dell'esercizio, con una estensione che poi possa andare oltre, cioè al recupero della funzione in toto. E così penso anche per tutte le altre esperienze che si fanno, devono essere strutturate e devono portare a un attento recupero. Ecco, quella la bellissima lezione che io mi godo sempre e che fa il mio amico Sarmati, il collega Sarmati, no? Sulla strutturazione del percorso di terapia, sulla cartella riabilitativa, sul percorso riabilitativo che deve essere segnato, e anche le parole di Perfetti, che dice che è importantissimo per noi come individui che hanno una loro identità nel contesto riabilitativo, tracciare un segno, ovvero segnare i risultati che noi otteniamo con gli esercizi per confrontarli con gli altri e per poi trarre da questo delle conclusioni che possono essere l'arricchimento della teoria neurocognitiva o della teoria riabilitativa e la trasformazione della teoria in esercizio. Questo è quello che mi viene in mente, ecco, sentendo queste riflessioni che comunque sono importanti, mi fanno molto piacere, mi fanno riflettere molto, ecco. Passo la parola. Visto che hai citato, Sergio, il ragionamento riabilitativo, la cartella riabilitativa, credo che può essere un po' il nord
per noi proprio quello che c'è a monte dell'identificazione dell'esercizio, che sono i contenuti, che cosa deve imparare il paziente attraverso il nostro agire, il nostro operato, cosa dobbiamo insegnargli. Allora, una volta che abbiamo quei contenuti, che deve migliorare la capacità di costruire informazioni in un determinato ambito informativo, che deve controllare un elemento dello specifico motorio o migliorare alcuni altri aspetti del proprio profilo, quelli poi ci devono guidare nella creazione della modalità dell'esercizio, devono essere presenti all'interno di questo esercizio, perché sì, una volta trovata l'azione prelesionale che abbia un significato per il paziente, poi è qui che dobbiamo mettere in atto anche le nostre strategie, utilizzare i nostri strumenti, il confronto tra l'azione attuale e l'azione prelesionale. E tra l'altro dovremmo anche identificare un'azione, un altro mondo intermedio, cioè quella che poi il paziente può portarsi veramente a casa. Io ti faccio un altro esempio, se posso. Allora, sempre un paziente che identificava nella estensione del gomito e nella flessione del gomito un recupero evidente. Allora, gli chiesi quale fosse l'azione che in passato era così importante per lui, che richiamava questo movimento, e mi stupì un po', perché lui era un intellettuale qui dell'isola, e mi disse, sì, quando ho dato un cazzotto a Fortunato, che era un bulletto della scuola, e io ci rimasi un po', perché io pensavo, ma se adesso mi dice, quando vado a prendere i libri, un libro antico nella mia biblioteca, no, lui quando ha detto, quando ho dato ho sferrato un cazzotto sul naso a Fortunato. Vabbè, comunque io mi sono messo ad aiutarlo a rivivere quel movimento, e lui chiaramente si è reso conto che però era molto diverso adesso. Sì, chiaramente non c'era la sua possibilità di eseguire il movimento in quanto tale, lo aiutavo io, però lui si rendeva conto che c'erano elementi di differenza nell'azione attuale rilevanti, perché sentiva tirare in alcuni punti, sentiva una rigidità in altri punti. Ecco, questa è già uno strumento, creare delle differenze, delle somiglianze fra l'azione attuale e l'azione prelesionale. Una volta che era riuscito anche a controllare lo specifico motorio durante questo, lo svolgimento di questa azione, alla fine però bisognava trovare un take home, qualcosa che lui si portasse a casa, perché doveva poi in qualche modo riviverla questa esperienza, ma non potevo neanche chiedergli di immaginare di prendere a cazzotti Fortunato. E allora gli chiesi proprio questo, gli dissi, ma senti, ma se dovessimo trovare però un'azione utile nel tuo quotidiano oggi e fattibile con le tue abilità di adesso, che ci potremmo fare con questa flessione e estensione del gomito? Lì è stato molto brillante, e secondo me proprio queste abilità del paziente di trovare somiglianze e differenze, trovare anche, scovare queste azioni prelesionali e anche le azioni da trasferire nel quotidiano, fanno parte proprio del profilo del paziente, perché ci fanno fare anche una previsione sul suo recupero. Queste abilità sono abilità residue che ti permettono poi di far leva e poter ottenere un recupero. E lui disse, guarda, te lo dico, io leggo tanto, e devo cambiare posizione quando leggo. Allora io prima, quando leggevo, appoggiavo la testa su una mano, poi l'appoggiavo sull'altra, l'appoggiavo su tutte e due, adesso no, adesso l'appoggio solo sulla destra, e mi dà fastidio non avere questa possibilità. Allora abbiamo lavorato trasferendo tutte quelle sensazioni, quelle emozioni provate nel gesto di sferrare un cazzotto a Fortunato, in questa nuova azione, che però lui poteva richiamare durante la giornata. Quindi lui si aiutava con la mano destra a piegare il gomito, c'era una certa resistenza anche alla flessione del gomito, ed appoggiare la testa sulla mano. Quindi l'esercizio in qualche modo si era trasformato in un qualcosa che poi lui potesse anche richiamare durante la giornata. E allora lì abbiamo fatto anche bingo, se il paziente continua
a fare esercizi quando gli esercizi sono finiti. Questa era una piccola esperienza per ragionare su questo che abbiamo letto di Batson. Chiara, e te con i bambini che queste esperienze prelesionali non ce l'hanno? Sì, con noi utilizziamo dei questionari in cui un questionario lo fa il terapista, un questionario ed è, diciamo, vede il suo punto di vista sul bambino, ci sono varie domande. E poi il terapista lo fa, infatti l'ho aperto adesso, lo compila insieme al bambino e va un po' a chiedergli alcune, diciamo, punto di vista su, ad esempio, quali sono i tuoi giochi preferiti, se durante i suoi giochi preferiti come sente le azioni, se sente magari il braccino più rigido, se lo sente più morbido, quali sono i giochi che non ti piacciono, perché non ti piacciono, e quali sono le manifestazioni, lo sto leggendo ad esempio, quali sono le manifestazioni di irritazione o di rabbia, in quali occasioni, sai riconoscere delle occasioni in cui i tuoi movimenti sono più liberi, oppure quelli in cui sono impacciati o rigidi, e una cosa simile poi viene consegnata e viene compilata anche con i genitori. Quindi ci sono tre questionari che poi vengono, diciamo, riconfrontati in maniera tale da scegliere un'azione è un obiettivo, insomma, da raggiungere, che per me, insomma, sia valido, ma che comunque deve uscire fuori, che è un obiettivo che è contestualizzato in un'azione che al bambino piace, perché si avvisa, cioè, perché altrimenti non, magari è bravissimo nel movimento, ma poi dopo, ad esempio nell'arto superiore, ma magari dopo nella maggior parte delle sue attività non lo usa. Quindi diciamo che più o meno lo strumento è questo. Interessante. Sì, molto bello. Beh, un lavoro di sintesi non indifferente, no? Di tutti questi punti di vista. Sì. Bello. Bene. Allora, a me è piaciuta questa lettura che abbiamo fatto e soprattutto il ragionamento che è scaturito dopo. Quindi qualsiasi cosa, io vi invito a trovare dei punti di libri, articoli che vi sono interessati, li leggiamo insieme, come abbiamo fatto oggi, e poi ci buttiamo dentro un po' di brainstorming per allenarci un po' nel ragionamento. Che vi pare? Yes. Bene. Sergio? Sì? Dimmi. A te tocca la buonanotte. La benedizione finale, non lo so. No, stavo prendendo appunti, Valerio. È stato molto interessante, sì, molto interessante anche per me. È bello. Bisogna scegliere un nuovo libro, scegliere o continuiamo con questo. Ah, sai, i metalloghi sono molto interessanti. Alcuni un po' complessi, potrebbe essere quello che è liberi, aperti, quello che esce fuori, quello che vi viene in mente. Va bene, molto bene. Allora ci salutiamo e ci diamo la buonanotte. Ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao. Stessa ora, stessa rete. Ciao. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao. A casa, ragazzi, dritti a casa. Già siamo, certo. Ciao. Ciao. Ciao, Chiaretta. Ciao a tutti. Ciao Sergio, ci sentiamo domani. Ciao.